Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Eccoci, Giulia. Sì, Tiziana, ci siamo spostati dal Palazzo della Protezione Civile e siamo venuti verso il centro di Senigallia. Questo è esattamente il centro e, come potete vedere, anche Stefano come ve lo mostra, il fango è dappertutto. Le persone, i proprietari dei negozi, stanno portando fuori ogni cosa, e da stanotte che tirano via il fango dal proprio negozio e anche tutto quello che fino al giorno prima, insomma, hanno venduto. Più in là c'è appunto il ponte 2 giugno, quindi il fiume Misa che, esondando, come potuto vedere, davanti a me c'è Piazza Roma, quindi una delle piazze principali di Senigallia, e questa è attualmente la situazione. Purtroppo aggiornamenti non ne abbiamo né il lato, nel dato positivo o negativo, comunque, quindi rimane il bilancio dei 9, c'è chi parla di 10 persone decedute, non soltanto qui ma ovviamente in tutto l'Interland, nella provincia, e quindi ci sono persone che spalano il fango. Abbiamo incontrato un proprietario di un negozio che ci ha detto che lui a casa, proprio vicino all'argine del fiume, e ha retto con le mani la porta perché l'onda d'urto dell'acqua è stata devastante, anche più forte di quella del 2014. E Tiziana, la specificità di Senigallia è che molte zone sono molto basse col livello del fiume e altre molto alte, motivo per cui quando noi siamo arrivati la situazione sembrava apparentemente tranquilla e nel giro di qualche metro è cambiata tutta quanta la situazione. È chiaro, Giulia. Allora, torniamo da te quando lo ritieni. Nel 2014 è stato esattamente lo stesso.